Carlo Carpi, siamo appena usciti dall'aula del TAR Liguria, dove ha presentato appunto il suo ricorso per l'annullamento di alcuni atti e ovviamente delle elezioni amministrative a Imperia. Com'è andata? È stata un'udienza molto sentita. Io ho fatto presente che alcune delle osservazioni che erano state proposte nelle loro comparse dai controinteressati, cioè dal dottor Casano e dall'Avvocatura dello Stato per conto della Prefettura d'Imperia, a mio modo di vedere non erano significative. In primo luogo mi è stato contestato la tardività del ricorso per aver presentato oltre 30 giorni il ricorso alla proclamazione degli eletti. Io ho fatto presente a livello giurisprudenziale la citata sentenza delle elezioni elettorali del 2010 appunto Regione Piemonte, dove l'Abresso aveva impugnato le elezioni per erronea ammissibilità delle liste di quota esattamente il 7 maggio quando le elezioni del 2010, quando le elezioni si erano perfezionate il 28 e 29 marzo. Quindi già c'è già una giurisprudenza che dichiara che i ricorsi possono essere accolti entro 30 giorni, anche perché in questo caso il ricorso non sarebbe sulla quadratura dei voti attribuiti, ma sarebbe sulla insanabile nullità travolgente dell'erronea ammissione di soggetti che formalmente o sostanzialmente non avevano i requisiti per poter partecipare. In secondo luogo mi è stata contestata la omessa notifica al sindaco Claudio Scaiola. Io questa l'ho effettuata nei termini e modi previsti come da documento in originale che ho prodotto e oggi attraverso la telemizzazione del processo amministrativo io come libero cittadino, come prevede la legge, mi sono avvalso del servizio del mini URP del TAR Liguria. Quindi io tutti gli atti che ho ricevuto e tutti gli atti che io ho prodotto li ho prodotti attraverso il mini URP dell'ufficio elettorale Liguria. Per quello che riguarda nel merito, sostengono che i documenti presentati dal dottor Casano siano stati cuciti tra di loro in un unicum, quando invece sono una pinzatura. Hanno ammesso pacificamente che il simbolo del dottor Casano era un adesivo sugli atti separati, quando a mio modo di vedere devono essere in originale, perché sennò diversamente non si può dare una data certa alla propria applicazione, e in particolar modo negli atti separati non era presente la data dell'elezione, il comune di elezione, la componente del consiglio comunale. Questo a mio modo di vedere in termini insalabili formali rispetto a quanto prevede la normativa, in quanto il cittadino che promuove una lista deve essere informato a livello preliminare di tutti i componenti che fanno parte della sua promozione elettorale, ricordiamolo, unica, e non, voglio dire, in altri termini un cittadino non può promuovere più liste. In ultimo mi è stato anche contestato la questione che la mancanza di un certificato di godimento politico non determina una inammissibilità di un candidato sindaco o consiglio comunale. Questo a mio modo di vedere, da un punto di vista pratico, impedisce che l'organo pro tempore competente, che è la Commissione Elettorale Circondariale, possa valutare se un cittadino abbia il godimento dei diritti politici. E a mio modo di vedere anche questa è una mancanza insanabile. Per esempio a Genova, col comune di Genova, non accettano le candidature dove oltre meramente a presenziare l'iscrizione nelle liste degli elettori manchi il godimento dei diritti politici. Da ultimo ho anche fatto presente che a mio modo di vedere, a prescindere da un'erronea modulistica utilizzata dal dottor Casano, ma più che per andare per vie penali, non tanto per una questione di giustizia, quanto per una questione di praticità, perché abbiamo visto come nel caso Bresso le elezioni erano del 2010, il ricorso era del 2010, alla fine dopo un iter di 4 anni si è terminato il ricorso in 4 anni. Io credo che una giunta o un consiglio comunale o un sindaco debbano essere verosimiglianti, nei termini più perfettibili possibili, rappresentanza effettiva della volontà popolare, e quindi io ritengo che, siccome il codice amministrativo prevede che anche a prescindere dalla querela di falso, se un elemento possa essere formalmente comunque valutato inidoneo, io ho optato per questa formula, perché qualora mi venisse dato ragione automaticamente si andrebbe nel più tempo breve possibile alle elezioni.